Hello everyone! Oggi parliamo di una cosa piccola che però può creare un po' di confusione. Qual è la differenza tra capisco e ho capito? Alcune persone direbbero, ma non c'è differenza, però secondo me c'è una grande differenza rispetto a quando usiamo queste due espressioni. Iniziamo con ho capito. Ho capito lo utilizziamo quando il processo di capire è terminato, cioè tu mi dici questa sera si cena alle 9. Ho capito, informazione ricevuta, capito. Oppure il volo domani parte alle 7. Ho capito. Il congiuntivo presente di essere è sia. Ho capito, informazione ricevuta, processata, capita. Ho capito. Capisco. Lo utilizzo di più quando il processo del capire è ancora in corso. Forse stiamo parlando di un argomento un po' più complicato. Quindi tu mi stai spiegando una cosa, io sto ancora pensando a quella cosa e dico, capisco, capisco. Per esempio, il vostro amico vi dice, ultimamente mi sento un po' triste perché questo, perché quell'altro, e mentre ascoltate voi dite, capisco, state ancora processando quelle informazioni. Oppure se anche, non so, mi viene in mente, se voi non siete molto d'accordo su qualcosa, se dite, ah, ho capito, è molto positivo, tipo, ah, ho capito, bene, di solito. Però se invece voi dite, capisco, vuol dire che voi in quel momento capite, ma c'è dell'altro. Per esempio, se Brian mi dice, Sonia, la prossima settimana non possiamo andare a Napoli perché io voglio guardare la partita dei Broncos. Io, capisco. Questo è per farvi un esempio. Lo so, è una piccola differenza, però mi è capitato che più studenti mi chiedessero qual è la differenza tra capire e ho capito. Secondo me questa è la differenza. Poi ovviamente ci sono alcune volte in cui ho capito e capisco vanno bene, entrambi. Non fatevi troppi problemi, questo voglio dire. Ragazzi, se volete fare pratica con più listening, con più grammatica, con più ascolto in italiano, non perdetevi il nostro episodio settimanale di Italian Breeze. Carichiamo ogni settimana un episodio che potete guardare o ascoltare su YouTube e troverete il link direttamente sulla nostra pagina Patreon. E in più ci supportate. Grazie mille. Ciao ciao.